esempio eccettivo ci sono città come Firenze che nella loro bellezza continuano ad avere un verde creato da Ugo Poggi agli inizi del Novecento. Senza andare a togliere niente a tutto questo, un albero in ambiente urbano ha un suo ciclo di vita, oltre il quale invece di rappresentare un valore aggiunto, una forma di investimento produttivo, diventa un costo. Le faccio un esempio: negli Stati Uniti vengono venduti degli alberi che hanno un cartellino con su scritto: questo albero nella sua vita urbana produrrà benefici estetici e funzionali per $2,700, cioè quindi non è un costo ma è un investimento redditizio, perché quell'albero produrrà minor consumo delle infrastrutture, minor malattie respiratorie e allergiche alle persone che lo vivono e anche un minor dispendio energetico per raffreddare o riscaldare una casa.